Chiudete gli occhi, immaginate avatar come commessi di store digitali, immaginate sviluppatori che curano la struttura del metaverso e immaginate riunioni in stanze virtuali. Sta arrivando una nuova rivoluzione nel mondo del lavoro? Posto che sempre più persone in futuro cercheranno e troveranno impiego in quella che Mark Zuckerberg, il re di Facebook, ha definito come una grande piattaforma immersiva, è interessante capire chi lavorerà nel metaverso e soprattutto come. Una parte dei lavori verrà traslata dal nostro mondo a quello virtuale. Pensiamo ai servizi e a ruoli come gli assistenti delle vendite per l'e-commerce, ma anche agli organizzatori di eventi e di aste digitali, che saranno impiegati come guide nel web 3.0, senza dimenticare gli esperti di risorse umane che faranno colloqui ai candidati avatar in futuro. Tra i ruoli che già esistono e diventeranno sempre più importanti ci sono anche i costruttori del metaverso. Ma facciamoci aiutare dal prof. Chi è che lavorerà alla sua impalcatura? Il concetto di metaverso si ispira molto al gaming da un lato e ai social media dall'altro. Quindi abbiamo professionalità che vengono dai due mondi. Progettisti di mondi virtuali, creatori di effetti 3D, piuttosto che social media manager e sviluppatori di contenuti ad hoc per il metaverso come app, videogame dedicati o contenuti di interazione per gli utenti. Serviranno quindi competenze informatiche, di coding e ingegneristiche per fare manutenzione della struttura, ma anche competenze in cyber security per limitare gli abusi. Il metaverso poi potrà essere un'occasione da scoprire per tantissimi utenti che potranno inventarsi dei mestieri prima impensabili. Ma quali occasioni di business offre il metaverso? Stanno emergendo opportunità molto interessanti legate al concetto di decentralizzazione e Web3 rispetto al metaverso. Per esempio, la possibilità per un videogamer a un certo punto di vendere il proprio profilo su un'asta piuttosto che su un sito dedicato, e quindi chi acquista l'account, acquista tutte le capacità che la persona nel corso degli anni ha sviluppato all'interno del gioco, è uno degli elementi interessanti. È solo un esempio, ce ne sono tantissimi altri. Avete sentito bene, si parla già di economia del metaverso. Secondo una recente indagine di McKinsey, varrà fino a 5.000 miliardi di dollari entro il 2030, con l'e-commerce a fare la parte del leone, seguito dall'apprendimento virtuale, dalla pubblicità e dal gaming. Insomma, le praterie digitali sono vaste e tutte da percorrere. Ci vorranno anni, ma la speranza è una sola: evitare il copia e incolla dei problemi del lavoro del mondo reale.